Ok signori, bentornati con un'altra parte di Steel Weeks The Deep. Siamo all'ingresso della gamba A. Speriamo non sia l'altra gamba di Rocco Siffredi. Comunque sia. Allora, dobbiamo esplorare. Esplorare e capire il da farsi. C'è gente che l'ha già finito 30 volte sto gioco, buon per loro. Io non me lo voglio bruciare. Ok. Horror un attimino di qualità. Non ce ne sono poi così tanti. E Silent Hill 2 poi esce a ottobre praticamente, quindi ottobre 2024. E tra l'altro ragazzi io avevo ragione, avevo previsto The Thing La Call. Ah che bello. Deve uscire The Thing La Cosa Remastered. Però non si sa quando esattamente. Scusa, ho spento questo incendio per cosa in effetti? Non si sa quando, ma c'è scritto addirittura 2024. La semplice remastered, ma hanno cambiato anche altre cose, ho letto. Tipo come interagiamo con la squadra, eccetera, eccetera. Il sistema sociale di squadra. Quindi sono molto curioso di vedere cosa ne uscirà nella versione finale. Sono sicuro che anche voi siete curiosi. Lo sapevo. L'ho visto. L'avevo visto, lo sapevo. L'avevo visto che era un po' pericolante, ecco. Diversi piani da fare, ma... What the fuck? Ok. No, non dimmi che devo saltare. Ah ok, madonna. Qua devo saltare. Porca mande. No. No, ecco. L'ho sbagliato io. Ok. Qui, cavi scoperti, te ne vuoi mettere uno in bocca per saltare in aria. Andiamo giù qua. Poraccio comunque. Poraccio sto qua. Però è fortunato. Come gli aveva detto l'amico, è fortunato essere vivo. Beh, insieme a tutti gli altri che sono ancora vivi. Chissà come... Chissà quanto mi manca alla fine. All'ultimo let's play quando l'ho lasciato era al 50% e poco più. Probabilmente a questo lo lasciamo al 70%. Sto andando avanti piano piano. Lo sto dicendo anche poco a poco, raga. Gesù, stavo per cadere. Che me lo voglio godere, ribadisco. What? Scusa, ma queste mi riportano su? No. Oh sì. Oh Gesù. Ah, Christ. Mica davvero. Nei commenti ve l'avete scritto. Dobbiamo tenere conto tutte le volte che dice Jesus. Fra Jesus e Oh Christ. Credo che stia facendo un record. Allora, te devo saltare. Fuck. Ok. Don't look down, mate. Come cazzo faccio? Ok, no, scusa. Cioè, da lì sono saltato qua. Lì c'è l'ascensore. Ah, ecco la scala. Ok. Afferra, sciocco! Scendi. Madonna, che bordello. Ok, però. Non siamo Nathan Drake né Lara Croft, ma. Però ce la stiamo cavando. Scusa, ma è sbagliato. Di più di così non scende! Aspetta. Ok. Va di uomo! Perfetto. Cos'è sto tocco? L'ultimo
must have done Lexi. Bravo. Grande. Soaking. I need to sort it at the fuse box or it'll keep shorting out. Cazzo vuol dire devo andare? Gesù. Ma c'è una cosa che funziona sta schifo di nave. Sì, vabbè. Sta schifo di stazione petrolifera. Salta, stupida! Non dobbiamo saltare. Pensavo dovessimo andare oltre. Ok, scale. Leva. È sempre quel fusibile quello rotto per... Sempre quello, eh. È sempre quello. Counterweights are fucking go. Non so se... No, non posso andare qua, meglio non rischiarmi. Ok, i contrappesi funzionano, sono molto contento per te. Credo che dobbiamo riattivare l'ascensore. Non vedo scintilli. Minchia. Un bel volo da qua. Ok. Vai! Sciocco. No, porco. Sono il genio dei geni, eh. Fallo scendere. Perché è salito tutto, tutto? Quanto manca ancora? Sono cose del piano base. Sono quanto è lento sto cazzo di cosa. One more time. Ok, se ci salgo sopra... Prova. No, porco Giuda, no! Minchia, guarda! Ce l'ha fatto là indietro! Oh. Minchia, l'ho rischiata, eh? Non so se era giusto, ma ok. Tanto la vita si recupera da solo, non ho neanche messo la roba di kit, vedi, ci stava scrome... Metteremo anche di kit, tipo la vita recuperi con dei kit medici, non lo so. Siamo praticamente arrivati giù. No. Madonna mia. Ci siamo? Oh Gesù, che succede? Che è quell'effetto lì? La scala è impazzita. Riattivo il primo organo di ormeggio. Ok. Allora, credo che dopo tutti quei mostri della terza parte qui non ci saranno altri mostri. Ok, devo rimuovere prima questa. Poi tira la leva. Annunzia. Fucking understatement. And on the first cable, you need to do the same in leg B through the pontoon. Right. See you on the other side, Kaz. Hope so, pal. Fucking hope so. Oddio, ma dove sta la direzione giusta in realtà? No, mi affogo. Che succede? Oddio, meglio andare in acqua, guarda. Muscia la paranoia. Devo andare lì, alla gamba B. Ok, come ci arrivo? Cazzo, raga. Sta torcia, guarda. Cioè, averla o non averla, così cose non fa differenza. Porca troia. No, ma per forza devo andare lì, qui, no? Che se, in realtà, come cazzo faccio a rompere? Anzi, non è lì. Aspetta, magari se mi tengo sulla sinistra non mi affondo. Ah, ok, qua vedi, nuoto. Stavo andando a fondo, sto scemo. Ok.
poi. Oh no. Non siete morti affogati o meno. Fuck. Many more bodies out there. Jesus. Come fai a parlare sott'acqua? Allora. Pensavo non nuotasse. Mi ha stupito. Oddio. Dovendo lavorare qui, credo che sia obbligatorio che tu sappia nuotare, no? Se lavori in una piattaforma petrolifera. Ci sono momenti in cui la luce sembra che faccia meno luce. Creepy as fuck down here. Qui è tanto. Poi non si vede un cazzo. Serio? Cazzo, sono tirato giù. Ah sì, è giusto. God, how did they even get there? Ah shit. Poracci. Ok, tanto lì non posso andare perché la strada è rotta. Cristo. Claustrofobia level. In questo momento ho visto dei video di gente che esplora le caverne, cunicoli, no? Cunicoli strettissimi, per Dio. Oh Christ, fuck, fuck. Cunicoli strettissimi. Cioè, mi viene da dire, minchia. Cosa vuol dire balzare in avanti? Ma porco Giuda! Oh! Minchia, ci è mancato poco! Dicevo, gente che esplora cunicoli mica strettissimi. E poi magari ci crepa lì dentro, poracci. Poracci fino a una certa. Rischio esplosione, vietato fumare. No, vietato non fumiamo. E io dico, la cosa più figa di tutte è che non sono obbligati a farlo. Che cazzo. Che ansia, mica l'idea di rimanere bloccati, madonna. Guarda. Ah, Christ, tu abbiai. Oddio, affogato. Che l'idea di rimanere bloccati in madonna. Impazzire. No, I do not want to go in there. E non ci andremo. E non ci andremo. Cosa c'è scritto qua? Pompa di estrazione. Attenzione, pericolo di morte. Aprire la barriera dei tetti prima di effettuare la consiglio. Tirare completamente la leva. Pericolo di intrappolamento. Cioè, guarda. Ecco, cioè, ne stiamo giusto parlando. Ma col cazzo! Cioè, quando chiamo il tipo gli dico, guarda, purtroppo non c'è stato nulla da fare. Non riesco a raggiungere. Cioè, dai, guarda che roba. Ma che cazzo, ma fateli un po' più larghi, sti cazzo di cose, no? Right, here we go. Porco, io ma dove devo andarci? Cioè, io ho letto una storia di gente che era rimasta, dei lavoratori che erano rimasti intrappolati in un tubo del genere. Cioè, un fottuto incubo. Un incidente che era accaduto, non mi ricordo, erano tipo 6 lavoratori che erano stati risucchiati praticamente dentro il tubo. E solo uno se l'ha fatto. Non è un bene. E solo uno se l'ha salvato.
praticamente. Perché non avevano ma... non avevano mandato in fretta i... i soccorsi. Affinché si potesse salvare. Oh Gesù. Ok, ha smesso di salire il livello dell'acqua. No, no, non ha smesso. Cristo? Porco Giuda, ma scherzi? Ah sì? Guarda qua. Corri coglione, guarda, non nuota! Ma certo che te lo meriti di rimanere così, a morire. Guarda che ciuccia coglioni. No, eh! Oh! 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 Di poco! Avete trattenuto anche voi il respiro. Madonna, se ci è mancato poco. Anche perché non avevo... non pensavo che salisse comunque il livello dell'acqua così tanto. Ce l'abbiamo fatta però. Stiamo uscendo indenni. Ah! Indegni e indignati. Ok, ma che faccio? Ma che succede poi? Sono curioso. Cioè, tipo, il livello dell'acqua scende o rimane così stabile? What? Che merda! Cosa significa che devo andare sott'acqua? Che avrei evitato tranquillamente, onestamente. Talon! Cioè, ci vedo un cazzo! Scusa, dove dovrei andare? Ah, ok, squarciato qua, aspetta. No, comunque è imbarazzante quanto nuota lentamente lui. Una situazione del genere dovresti andare un po' più veloce, non vorrei dire, eh. Ok, riemergiamo. Perfetto. Christ. Fucking oil. Viva il petrolio! Ma questo è petrolio? Ok. Non siamo neri però. Ok. Comunque se volete anche altri horror, ditemelo raga. Come sempre vi dico, sono pieno, ma non sono sempre stimolato a portarvelo, vi dirò. Perché magari cerco quell'horror, sai, un pochettino di qualità. Mi capitano sempre indie di merda. Hello? Che durano, porca troia, 20 minuti, 15 minuti. Vedi? Is that you? Go away! Oh, Gesù. Lì non possiamo più passare, se no partono. Gesù. Oh, guarda Giuda. A rompere i coglioni. Oh. Ok, siamo salvi.
fuck out of here. Quasi fatta. Okay, the rest. Get this fucking over with. Okay, il solito. Ok. Non prima togliere la cosa di sicurezza. Ottimo. Al petrolio. No, il petrolio non è infiammabile, ci sono delle belle fiammelelle. Sarà il caso di spegnere questo incendio, no? Così un'idea era, no? Non c'è neanche un estintore in giro. Quelli non sono estintori? Sì, sono estintori, ma non sono a portata. Madonna. La strada per l'incubo di Cucciolo, cazzo. Andiamo. Cazzo quanto è lento. Ma se mi viene voglia di partorire. Ma di certo è meglio di Autopsy Simulator. Possiamo dire quello che volete. Certo, non posso parlare troppo presto perché non vedo non so il finale di questo, quindi. Però. Gesù. Cioè, ma dove, cioè non è che gli entra in culo la creatura, dove stiamo andando? Very good. Oh. Togli. Ah, ok. Oh. È fatta, è fatta. Ok. Siamo agli alloggi. Can I fucking stand this cold? Jesus. C'è una stufetta? Si aumenta il freddo, assolutamente ci sono la stufetta. Allora, siamo tornati agli alloggi, che bello. Il problema è che agli alloggi vi ricordate chi c'era? Sì, c'era il suo boss. Ciò mi preoccupa. Che dici? L'eco del mare. Un libro. Sono su un diario. Oh, aspetta. Ma siamo fatti una nozzata nel petrolio, non è che saltiamo in aria. Bro, devo fuoco. Get out of this fucking place. I need to get him. Thank Christ. I better check on Roy. Ti sei scaldato? Ok. Ok, allora di qua. Thank Christ. Ah, ok. Check on Roy. Volevo essere apribile a random. Roy, fuck's sake. Oh, gosh, my son, the Lord. I've been worried sick. Sorry, pal. I've been out of the shop since I last seen you. What's going on, Cass? What happened with the chopper? That cunt tried to go without us, but, well, didn't it work out well for him or the bird? Is anyone alive? Aye, I saw Finlay. We had to get the Jennies on. And Brody as well, helping with the tension legs. Do you know what? I'm a fucking rig expert now. Told you to take no time. I'm glad you've not been alone out there. Those two are alright. I saw O'Connor. He's one of the things, but I thought.
fuck, I don't know what I thought, but whatever it is folk are being turned into, there's something of them still in there. What's going on? Roy? It's all right. It's just me being clumsy. Once I get my shot, I'll be right as rain. Do you need me to come and get you? No, I can do it. You saw this rig out? Find a way to get us home. See you, girls. All right? Hi. You're a good lad, Kaz. That's why Suze loves you. Yeah. You know, she really loves you. Aye. Sorry, I have to go, Roy. Will you make it to the cabins all right? Yeah, I'm on my way now. You, be on yours. I'm praying for you, mate. Remember, Jesus loves you, Kaz. Hey, Gesù anche. Everyone else thinks you're a con. Well, afters. E mi piacciono molto i dialoghi, perché sono dialoghi... cioè fra esseri umani, nel senso non sono supereroi, eh. È figo perché rimangono comunque sia, sì, sono preoccupati della situazione ma sdrammatizzano anche, non sono, sono seri però. Hello? Hello? Anyone there? Listen, I don't have long. I left away with my mum. I had to get out. She's hurry, babe. I'm going off my head. Suze! Is that you? Oh, Jesus! This one's trying to give me a kick in and all. Gonna be a wee boxer, eh? Aye, you ready? What? I wish I could see you. You're beautiful like that. Aye? Well, I feel like an elephant. Jeez, what is this? Suze! Suze! Per un attimo ho pensato che l'avesse raggiunto la moglie, cioè avesse chiamato la moglie davvero, invece no. Se l'ho immaginato. Jesus. Comunque, ribadisco, top dialoghi. È recitato bene per quanto mi riguarda. La mia completa approvazione. Allora, qua tutto è chiuso come sempre. Christ, look at him. Is it got bigger? Tanto sicuro che dobbiamo far esplodere la piattaforma per distruggerlo e basta. A meno che non arrivino i soccorsi tra quei militari che... Shite, that's oil dripping and everything. One spark, fuck. Ecco. C'era un accendino. Vorrei farmi una sigaretta. Susan. Oh. Jesus Christ, what the fuck is happening to me? L'influenza della bestia. Sicuramente devo chiudere qualche valvola. Siamo qua. È chiuso. Ma qui cosa davvero? Il rumore delle balene o... Ho solo urla degli altri. Non me lo consuma. Oh! Brody! Over here! Brody! Brody! Fucking hell, how you doing? Better than you by the looks of it. Did you see any others? You mean anyone alive? Well, I spoke to Roy. He's no day and great without his insulin.
and I've no idea where Finlay is now. I spoke to her a few minutes ago. She's stuck until she gets past Rennick. Ancora. What used to be Rennick. Feels like everybody's deed or worse. I don't know about your side of the pontoons, but where I was, the oil tanks have burst, and I think there's a gas leak. I mean, I'm looking for a fucking bright side here. Well, let's cross that bridge when we come to it, all right? Right now, we have to deal with the stack. Come on. That noise! Aye, okay. All right, the stack. I'm kind of thinking the flare shouldn't be looking like that. No. Main feed's ruptured. It's burning out. It could get worse. And if it does, it could spread to the derrick and cause an explosion. Right, so we're fucked. Again. Not if we switch the flare onto the auxiliary gas pipe. If you go over to the processing quad, I can... What? Have you seen it out there? Oh, aye, it's quite nice in here, you know. Maybe we should stop. You can't get the controls, Kaz. Otherwise, I, of course, I'd go myself. Christ. All right, all right. What am I doing? You need to get there and find the diverter valve, main to the auxiliary. It's on the middle floor, flare side. I'll ignite the stack from here. Right. If I can't do it, then you'll need this. Jesus. I'll be on the tannoy if you need any help. Good luck, Kaz. All right. Ma fortuna sto cazzo. Vabbè. Oh, sono appunto. Ah. Però tra l'altro l'area non c'è segnale, non c'è un cazzo. Se il gioco dobbiamo fare, siamo della merda. Finley. Ho attrezzi qua. Ci, non può andarci sopra e pisciarci, magari si spegne. Ok, allora. Io! Stazione di lavorazione. Picchia. È diventato un canterino a terra. Jesus. Oddio. Che però quello che è nello spazio aperto, quindi si muoveva abbastanza agilmente con i tentacoloni e mi ciucciava via, esattamente come nella guerra dei mondi. Non so se è sotto, non, perché non l'ho visto. Che dice questo? You are here. Gas flare operation lift. Quindi è su. O giù. Giù. Cioè, si è rotto sto schifo quando sono arrivato. No. No, questo male. È ottimo. Mi ha aperto la strada e basta. Supera terra, aggiungi la valvola. No, roba. Ecco chiude. Ma porca, vedi che è un coglione. Ce lo tira come uno stronzo. Non
so che cosa serve quel tasto. Ah, forse l'ho tirato lontano. Ma non è patetico. Non posso urlare. Manco tu ne uscire vivo. Sto stronzo. Perfetto. This looks like it. What? Ah. I can see the feed switching here. Glad you're all right. I've started the igniter. Give it a sec. Can't see anything. Of course you can't, because I'm not that fucking lucky. No, it's not working. The gas is blown back toward the rig. I'm sorry, Kaz. I need you to do it manually. Oh, no. It's too dangerous to leave it. You'll have to head out onto the stack and use the relighter I gave you. Fuck. Did you hear me, Kaz? Wave or something so I know you're receiving. Prick. Sono un ragazzo fortunato. No. Vabbè, non sarà così tremendo. Credo. Sarà una roba con... Novel. Oh no! Ok. Sfugge da te. Vai! Chiudo di staccare, Gesù! Volevo chiuderla! Bene. Stupid fucking bastard. Hey. I see him squeeze through there. Jesus. This fucking flip. Oh no. Ma è arrivato fin. I'm doing this. Shit. Vai a fuoco. Ho sceso il bastardo. Ah sì! Corri! Che cosa hai fatto? Ti ho dato fuoco. Ritorniamo indietro. Sto arrivando! Can you hear me, Cash? Please, man, hurry! Ah! Nob. Here's pieces. Oh, I'm sorry, love. I'm not being difficult. I'm just trying to pick up the pieces of your mess. Would they let it go? Okay, he's carried a fucking torch for you since school. He's always hated me for being the bigger man and for having you in those beautiful fucking wings. Oh, no. Bigger man. You are shitting me, McCready. You're the bigger man. Do you think your daughter's got more brains and bigger balls than you have? Look at the kids. The flat's in your name. You go to Berlin and they just take it away. Listen, Suze, come on. No, no, you just shut it, McCready. You sit your arse down and you...
You just listen to me! How could we not just talk about this? Because I am smarter than you, that's why. I did it too. And I will not let you drag those girls down. Sort this. Whatever you have to do, I don't care. You sort this or I will leave you, you understand? Seriously, I'm really sorry. Kaz, just enough, okay? Just get out of my sight. Try not to put anyone else in hospital today, yeah? That might make a nice change for you. Beh, è un bel bocconcino la moglie. Lui non vuole di tornare a casa da quella. Forse è meglio crepare sulla piattaforma. Why do you have to... Ah, Suze. Jesus Christ. Oh, fuck. Jesus. Suze. Ma done. Ah, Jesus Christ. Ah, you bastard. Praticamente sono scesi tutto di sotto, non si sa come. Ma ok. Trovo un modo per entrare. Guarda che. Oh, fucking Christ. That is. Scesi. My God. Che spettacolino. Non cadere. Strano. Scaduto a pezzi. Suze? What is this fucking stuff doing to me? Non pensarci. Vai avanti. Quindi almeno tornare agli alloggi. Perché se tanto di altro ce ne siamo occupati. Manca Rennick, come cazzo si chiama? Rennick. Aspetta. Perché lì sembrava ci si potesse andare. Guarda un po' piccolo cieco. Mi ricordo era un tipo una roba come 20 compagni, 20 operai che dovevi ritrovare. Ovviamente deceduti. Volevo ottenere il trofeo. Io voglio il trofeo creepy. Ritrovare i 20 cadaveri, o 15, quanti sono. Beh, poi li ho trovati, eh. Ci provare. No, no, questo messaggio. Christ, what were they up to? Io, in giugno mi ingegnerei, ho fatto la mia parte, solo che il tuo funzione siamo spacciati. Finley, ah, Finley questo. Ingegneria, di nuovo siete in ingegneria. Dopotutto siamo stati così bene in ingegneria, perché non tornarci? Perché non tornarci? Ok, allora signori, io spero che anche questa quarta parte vi sia piaciuta. Noi ci vediamo per la quinta, probabilmente lo finiamo in 5-6 video, barra 7 più o meno. Supportate la serie, ci vediamo con la prossima parte. Ciao a tutti.